E se il miglior film sui supereroi DC fosse un film in cui Superman, Batman, Wonder Woman e Lanterna Verde non sono nemmeno i veri protagonisti della storia? Visto che per una volta i veri paladini sono i loro animali amici. Un dubbio che ci frulla in testa dopo aver visto questa bella sorpresa animata creato dagli stessi autori che ci avevano regalato quel gioiellino di The Lego Batman Movie. Ma ve ne parliamo meglio nella nostra video recensione di DC League of Super Pets al cinema dal 1 settembre. La trama del film segue le orme di Krypto, il fedele segugio di Superman. Il cane si sente tradito da Kal-El, visto che il supereroe per eccellenza preferisce passare le giornate con la sua fidanzata, facendo crescere così in lui la paura di essere dimenticato. Ma quando Kal-El si troverà nei guai, il suo fedele amico non potrà che andare in suo soccorso. E con lui un gruppo di squattrinati e goffi randagi. Da una tartaruga cieca a uno scoiattolo impaurito, passando per una maialina con mancanza di autostima e un cane testardo. Un gruppo di improbabili animali che presto sperimenteranno che cosa significa possedere delle abilità extraterrestri, utilizzandole per aiutare Krypto e quindi salvare il mondo. Attraverso i piani geniali ma cattivissimi ideati da una cavia senza pelo e gestendo abilmente i diversi personaggi, DC League of Super Pets porta al cinema un film d'animazione ben compiuto e divertente, perfettamente lineare nella storia, ma soprattutto nel messaggio che vuole trasmettere al proprio pubblico, in modo particolare a quello dei più piccoli. Non che anche gli adulti non possano intrattenersi con il tipo di divertimento messo sul piatto. La morale principale è classica ma efficace, mettendo in scena che cosa significhi davvero essere dei buoni amici. Lo fa mostrando l'importanza di saper lasciare spazio a chi si vuole bene, tenendo anche la porta aperta per poter permettere ad altri di poter entrare e arricchire così la propria vita. E in questo senso l'elemento supereroistico è fondamentale, perché a volte non serve essere supereroi per essere davvero speciali. Magari accogliendo le persone o gli animali, non avendo il timore di essere dimenticati da chi abbiamo accanto da una vita, comprendendo che è possibile provare insieme un affetto più grande e che aumenta quando si è in tanti a condividerlo. Ma DC League of Super Pets è anche un film divertente e dinamico pieno di comicità esagerata, uno stile d'animazione perfetto per un pubblico più giovane. Per gli adulti, invece, ecco una marea di citazioni nerd con tante battute sull'universo DC che stamperà un bel sorriso sulla faccia dei fan. Il compito anche questa volta è tenere la Terra in salvo, ma è solo un pretesto per rivisitare il tema supereroistico in una chiave più ironica e diversa dal solito, capace di essere trasversale e mai banale. E voi? Andrete in sala a vedere DC League of Super Pets? Fatecelo sapere nei commenti. Noi ci risentiamo presto, sempre qui, sugli schermi di Screamworld.